te fermo un momento, perché ne è arrivata? Che ne so? Beh, che sarebbe sto discorso? Sir Sol Benedetto ieri ha detto che sarebbe arrivata. Ma non c'è, anche la sola Cecilia non ne ha notata. Dove è andato? Se ne può più qua. I giornali dicono che sono 3 giorni che c'è la distribuzione. Libero! Andiamo libero, alzate, muovete per favore, portami il giacchetto e lo scialle. Che ci volete fare, sorangeria? No, le propone il Sor Benedetto. Chi è Gastone? Bello il Sor Benedetto, va. Dammi adesso. Andiamo a vedere che succede, che gli do da magnasti ragazzini. Come no, andiamo un po' a vedere se c'è da... Mo ci vengo pure io, sorangeli. Ma da venì, baffone. Su, bello e spiccio, te su. Sor Benedetto, ma che è sta storia? Perché non ci volete dare la pasta? Perché non c'è. Ma come, al quarticciolo l'hanno data a Tormarancio pure? Alla Magliana mia cognata l'ha avuta ieri. Beh, io la do domani. Ma allora ce l'avete? Sì, signora, ce l'ho. E beh, se ce l'avete, perché non ce la volete dare allora? Perché ieri pioveva, l'hanno lasciata giù al magazzino. Oggi la ritiro e domani ve la pigliate. Beh, sono benedetto mio, ma io ho 5 ragazzini. Mica io posso raccontare che quando piove non si magna. Sor Angelis, se voi avete 5 figli, lo dovete raccontare a vostro marito. Siete buono, Sor Benedetto. Andateci a pià, basta, che ci mettete? Vi aspettiamo qui noi, eh? E come no? Pianta il negozio per servire a voi. 700 lire, signora, un litro abbondante. Per fare la borsa nera ce l'avete il tempo, sì? Sor Angelì, dentro sto negozio, e il padrone so io, e faccio come mi pare. E ditemi un po'. Dentro sto negozio, con le 60 lire che mi ha lasciato mio marito, che mi date a borsa nera? Un etto de bruscolini. Ah, sì? E io a 5 ragazzini per pranzo gli do un etto de bruscolini. So affari vostri. No, questi so affari pure vostri. Perché pure voi ce l'avete i ragazzini. Soltanto mio marito non fa la borsa nera come voi per campare. Campa con lo stipendio, mio marito. Perciò voi mo andate a pià, basta e me la date. No, Sor Angeli, io non ce vado. No, voi ci andate come, mo? Io non ce vado e non vedo proprio niente. Su, andiamo, scansatevi che devo la servire. Ma che gli do ai ragazzini se non mi date la pasta? Che gli faccio a pranzo e a cena? I giochi di prestigio? Ecco, brava, fategli i giochi di prestigio. Sto disgraziato. Ma Sor Angeli, qui finisce male, eh? Male, male per chi? Male per chi? Male per voi. Qui tutti i giorni la stessa storia. Domani. E intanto lui si ingrassa e noi moriamo di fame. Sor Angeli, voi avete parlato troppo. Ma poi ti faccio venire le mani addosso. Sto disgraziato là. Ma mica finisce qui, eh? Quei ladri. Ladri. E più fanno i prepotenti e più s'avvoffano. Ma io la pasta la voglio, sa? Dove si fa scoppiare l'altra guerra mondiale? Bisogna metterle dentro tutte quante. Io intendo d'essere protetto e di recuperare tutto quello che m'hanno portato via. E chi devo arrestare? È la sora Angelina, per esempio. È stata lei a istigare le altre donne. Ma lei non lo sa, maresciallo, i danni che m'hanno fatto. M'hanno rotto il bancone, m'hanno sfasciato tutti i vetri. M'hanno portato via 2 quintali di pasta bianca, capisce? E 3 quintali di zucchero. Ah, 3 quintali. E come no? 2 quintali di farina 00 e 1 quintale di pane bianco. E come va che avevate tutta questa roba?
Beh, tutta questa roba. Ma sa, maresciallo, in fondo poi tutto è relativo. E come, come valore intrinseco non era mica un granché, eh? Che ti pare? Sì, effettivamente. Già, ma sarà sempre meglio sporgere regolare denunzia. Ma no, lasci stare. Chissà che fame avevano quelle povere donne. Sa, poi io c'ho da fare, io devo andare a bottega. No. Sarà bene che vi fermiate qui e ripetiate tutta la lista della roba che vi manca. Ah, io devo... Sì, voi. Vi chiamate. Benedetto Zampignoni. Fu Oreste. Vedi, t'hanno messo grande come Piola. E mo te fanno fa pure il cinematografo. Papà, ma mi pare che la ragazzina. Però l'altra volta vi dovete far avvertire. Perché? Vi mettete il vestito bello. Ma vengo! Vengo! Ma Sarangeli! E che è successo? Ho saputo che la dovevo apposta. Ma avete messo pure paura, ma volevo ringraziare. Vedete un concetto pure. Grazie, la salute, La Sarangeli, quelli del Maranccio vi mandano a salutare. Vi vogliono mettere a capo della commissione. Ma tu savia, mi fai pure perdere tempo. Va bene, io dico, ho saluto. Ma te dico, si sono ammatti di tutti quelli. Mi vogliono mettere a capo della commissione. Non ci sarebbe niente di strano, Sorangeli. Voi baccagliate proprio bene, un gusto stavo a sentire. Io non strillo mai, non strillo. Voi strillate grappellezza, sono la carmessa di una cosa. Voi ci mettete al sentimento, ma fate sentire peggio della tromba. Ci dovresti voi dedicare più. Vabbè sì, che con le chiacchiere dei giornali ci hanno fatto una testa così, ma ci hanno mai dato niente. Quante ce ne sarebbero da fare baccagliate? Paluce, pell'acqua. Ma è possibile che uno deve bere l'acqua che puzza di farmacia perché quattro disgraziati non vengono a accomodare i tubi? Fate mandare che mi si scoccia la pasta, motto. E i cessi, con rispetto parlando, dove li mettete? Mazza di quanta fanno schifo. Quell'autobus che si ferma a 2 chilometri da qui, come se ci avessimo i soldi da buttare via per le risolature. Fatto è che siamo dei disgraziati, apposta se ne approfittano. Che baccagliate sarebbero da fare? A Sor Angelina, che ne diressimo se uno di questi giorni facessimo un'altra baccagliata? Mica detto, Mica detto ancora. Profumo. Datemi qua, andiamo. Mangiamoci sta bella pasta. No, papà, oggi c'avevo la pasta bianca col sugo. Ma Pasqua, via qua pure, mette da sete, via a mangiare la pasta, via. Come dire? Chi avrà saputo già? Allora l'ho saputo. Ma che te posso fare? Io ho i ragazzini, dammi il piatto, perdonami, che qua. Dammi il piatto, che cola. E dammi pure quello, su. Ma proprio non la vuoi? No. Oh, chi se ne frega, mangiare. Preoccupato.